Francesca Barale e Leonora Ciabotto alla partenza della settima tappa decisiva, qualcuno dice per la generale, oggi giornata per la vostra capitana Labus. Sì, oggi cercheremo di fare, diciamo, gara dura, perché è vero che la maglia rosa, diciamo, è lontana, però il podio è ancora tutto aperto, quindi Giulietta è forte, l'ha dimostrato nei giorni scorsi, quindi cercheremo di dare tutto per tutto per lei. Eleonora, ieri che tappa è stata? Ma ieri è stata una gara dura, comunque anche ieri abbiamo cercato di fare una corsa dura e è stata dura, insomma. Abbiamo fatto la prima salita, abbiamo cercato di fare la prima salita comunque ad un ritmo abbastanza forte e poi la gara è scoppiata e è andata bene così. Sei pronta per oggi? Sì, sì, sono pronta per oggi, appunto io sono al primo anno, questo è il mio primo giro d'Italia, quindi è dura, siamo stanche, però dobbiamo resistere, sono rimaste solo le ultime tre tappe e dobbiamo comunque difendere un posto importante. Te lo aspettavi più duro o più facile il giro? Ma me lo aspettavo così, comunque si sapeva che sarebbero stati comunque 10 giorni impegnativi e così è stato. Tu invece, Francesca, te lo aspettavi più duro o più facile? Me lo aspettavo così anch'io, diciamo, anche per me è il primo giro, perché l'anno scorso da primo anno non l'avevo fatta e comunque sto sopravvivendo bene perché sono in forma e tutto, però è duro e domenica saremo contenti tutti di aver finito. Sembra strano, però tu, Francesca, sei praticamente la veterana. Fanno gli scherzi intanto. Sei la veterana per Eleonora, come si sta comportando? Oddio, veterana ho solo un anno in più, però diciamo che un anno può fare la differenza quando passi da junior a elite. Eleonora ha già dimostrato di essere molto forte, molto più di me l'anno scorso, quindi credo che se la stia cavando bene. Essere già al primo giro, fare un giro al primo anno è già qualcosa di buono. Eleonora, com'è Francesca da insegnante? No, è molto brava. All'inizio mi ha dato una grande mano anche con l'inglese, perché comunque è stato un ostacolo che ho dovuto superare e c'è solo da imparare da Francesca, quindi mi trovo molto bene. Bocca al lupo, ragazze. Grazie.